Il mister stava dicendo che non sa se arriva alla fine della stagione perché è stata una partita impegnativa ieri, però mister aveva detto che oggi sarebbe servita una grande prova di squadra. Possiamo dire che questa vittoria è stato il frutto di una grandissima prova di squadra. Sì, assolutamente. Ero contento anche alla fine del primo tempo. Ho detto ai ragazzi di continuare a fare la partita, continuare a giocare in maniera serena, tra virgolette, cercando possibilmente le occasioni create di realizzare. Ecco, se dobbiamo trovare proprio il pelo, cioè, dobbiamo essere più cinici, più cattivi, più determinati, perché tutte le occasioni che creiamo abbiamo bisogno di far gol. Oggi penso che il portiere sia stato molto bravo, penso sia stato il miglior giocatore del Milan, però ecco, se dobbiamo trovare proprio un qualcosa che si sta ripetendo un po' in ogni nostra partita, è che dobbiamo essere più cinici, più cattivi, sotto porta non dobbiamo fare gol, perché poi capita partite come quella contro l'Udinese che la pareggi, perché alla fine non sei riuscito nell'ultimo passaggio ad avere quella qualità giusta o nella fase conclusiva. Mister, c'è una statistica impressionante che le cito: dal 16° del secondo tempo al 100° minuto, quindi per 40 minuti, il Milan ha avuto un possesso palla per poco più di 2 minuti, è stato un dominio assoluto oggi. Penso che sia stata una buonissima partita, anche in 11 contro 11, perché magari poi abbiamo fatto gol quando sono rimasti in 10, però le occasioni e la partita la stavamo facendo noi, la stavamo conducendo noi e ci eravamo trovati sotto 1-0 in maniera, tra virgolette, per la bravura di Ibrahimovic, con un tiro in porta ci hanno fatto gol. E quindi, come dicevo, ero contento, no? Ho detto ragazzi continuiamo a giocare, continuiamo a fare la partita. Poi c'è stata questa espulsione sicuramente che ci ha dato anche una mano, perché in 10 contro 11 siamo stati bravi. Detto questo, le partite anche contro 10 devi poi far gol per vincere, tante volte non ci riesci, quindi complimenti veramente ragazzi. Domanda da studio? Sì, io col mister vorrei fare una sola considerazione, perché parlare adesso di Christian Eriksen è facile, ma il cambio con Brozovic non era assolutamente scontato, è stato comunque un cambio diverso rispetto al solito. Mister, si è preso anche un piccolo rischio magari, no? Ma con Christian, come ho detto, stiamo lavorando proprio, visto anche che in rosa non c'è un calciatore con le caratteristiche, no, del play, e comunque da qui fino a fine stagione capiterà. Brozovic è in doppia diffida, no? Sia in campionato che adesso in Coppa Italia, e Christian abbiamo avuto tempo per lavorare un po' da questo punto di vista. È un ragazzo che sicuramente a livello calcistico ha un'intelligenza calcistica superiore rispetto alla media, ha doti balistiche importanti, deve trovare il giusto ritmo, la giusta intensità, lo sta facendo, un ragazzo a cui noi vogliamo veramente bene, sia ai compagni che noi dello staff, perché è un ragazzo pulito. Mi auguro, ecco, che questo gol dia morale, dia una dose di fiducia, di determinazione, che ne possiamo tutti trarre beneficio, come è successo oggi. Ecco. Mister, grazie e complimenti a tutti per la vittoria. Grazie, ma complimenti ai ragazzi, e comunque ci teniamo anche a condividere la vittoria con tutti quei ragazzi che oggi sono venuti prima della partita fuori dal campo a incitarci. Vi hanno dato la carica. Sì, ci hanno dato la carica, ma soprattutto, ripeto, condividiamo questa gioia con i nostri tifosi e soprattutto con questi ragazzi che erano lì ad aspettarci e ci hanno sicuramente dato una carica in più. Grazie, mister. Grazie a voi. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Hey, amigo, non olvides suscribirte al nostro canale YouTube. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube.